Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzioli, finalmente siamo su Creativerse. Scusate ragazzi la sigaretta. Allora, mi sono portato avanti un pochettino su alcune cosucce. Anzi, vi faccio vedere, torniamo giù un attimo. Andiamo a vedere, vi faccio vedere subito, immediatamente. Qua eravamo così. Allora, vi faccio vedere subito. Come potete vedere, ho seminato delle piante qua che sono già nate. Devo poi andare a recuperare tutto, quindi andrò poi a recuperare, dovrò prendere il legno, eccetera. Allora, qua è già nato tutto, come potete vedere ho messo i funghi da questa parte, di qua ho seminato tutto e sta nascendo piano piano, vedete che stanno nascendo i cavoli, stanno nascendo un po' tutte le ambaradan, vedete che stanno sputando fuori, stiamo arrivando come l'altra volta, giusti. Che li vediamo nascere i nostri bambinetti. Eccoli qua, i pistolini. Ok, adesso qua noi ci siamo, ma non lo raccogliamo, come potete vedere. Oh ragazzi, qua sta crescendo, vedete, qua sta crescendo, stanno venendo fuori, guardate che bello. E questi sono i fiori che non servono. Io qua poi vorrò allargare un po', ragazzi, devo allargare un po' e metterne altri. Il nostro miele anche qua è venuto fuori, piano piano andremo a prendere tutto. Qua ci sono delle piante, abbiamo seminato, qua ce ne altre, ma mi sa che non crescono ancora perché sono troppo vicine. Allora, visto che siamo qua ragazzi, andiamo un attimo a vedere se se spona qualcosa. Fatemi vedere solo se sono pieno o se sono zeppo. Sono cacchio, va bene. Allora, questi qua quanta roba possiamo buttare? Questa è la Sadcock, la possiamo buttare. Questa è la Bedrock, ne abbiamo 9, ma la Bedrock ne abbiamo un'infinità. Questi ragazzi, questi qui io li voglio tenere perché li voglio usare nel fuoco, perché vi dico la verità, fanno schifo, veramente schifo da vedere, e quindi voglio buttarli. Abbiamo, allora dovremmo andare a posare un po' di roba, vi dico la verità, perché sennò allora facciamo una cosuccia, visto che siamo qua, andiamo a posare un po' di cose e io vi taglio il pezzettino, ok? Allora ragazzi, ci siamo finalmente. Vi faccio vedere una cosa. Sì, abbiamo il nostro jetpack e vi passiamo di qua. Vi faccio vedere un attimo questo, che è una ficata ragazzi. Io ho provato a girare con il jetpack ed è una cosa, guarda. Ed è una ficata immensa. Ok, siamo qua. Il bello è che cadi da una certa altezza e non muori, perché è così. Allora dobbiamo vedere. Oh, questo ragazzi, questo ci dà tantissima roba. Anche le pecore. Ok, allora questo, guardate che roba, ci ha dato un fracco e mezzo di roba ragazzi. Ok, quindi le pecorelle ci sono. Adesso volevo solo vedere se spuntava fuori qualcosa. Allora, un'altra cosuccia che io volevo fare
è questa. Fatemi vedere. Sì, allora prendiamole perché ci servono. Ok, ci sono delle luci, ma non ci interessano. Dobbiamo andare per forza su. Allora, qui c'è qualcosa? Sì, qualcosa esce fuori qui. Non esce niente. Per il momento, ragazzi, lì non esce nulla. Nulla, nulla. Vediamo. Qua nel coso di diamanti, ragazzi, non è ancora uscito niente. Quindi non lo so. O uscirà magari durante la notte o nulla. Qui ho provato questo, ma non esce praticamente niente. Adesso io volevo fare questo, cos'è che mi ho messo? Ah, qua. Ok, ho provato anche questo, ma qualcosina sì e no. Allora, un'altra cosa che io volevo fare adesso è questa, a parte il mettere le nostre porte. Quindi facciamo così, mannaggia la miseria. Dobbiamo mettere queste al posto di queste. Perfetto, e mettere le nostre porte così. Perché? Perché poi, se no, ragazzi, i bestiolacci ci possono scappare. Poi facciamo in questa maniera, quindi 7 così, e incominciamo a mettere la fuori. Come se sbucano fuori, ragazzi, sbucano fuori come? Allora, ragazzi, qua ce n'è una marea. Allora, ragazzi, dobbiamo uscire, se no qua ci ammazzano, ci massacrano. Allora, andiamo su questo. Se ne spuntasse fuori uno, io proverei, ragazzi, a tamarlo, ma poi vediamo. Allora, incominciamo a metterne uno qua e incominciamo a filarci dentro una di bedrock e voilà. Poi andiamo qua e ci infiliamo dentro una di bedrock e voilà, così, nei vari angoli, così. Perfetto.
così, perfetto, qua ci siamo, ne mettiamo uno qua, così, ne mettiamo qua ci siamo, io direi che così basterebbe già, per i miei gusti basta già. Ne possiamo mettere magari uno qui, così e così. E ragazzi, io direi che per il momento è qua. Perfetto. Lasciamo così e vediamo un attimino. Adesso ragazzi stanno spawnando, quindi non proprio tutti i momenti, però abbiamo visto che funziona. Abbiamo visto che funzionano. Adesso possiamo praticamente tornare giù e andare a vedere un attimino, ragazzi, guardate. Come potete vedere, ragazzi, funziona benissimo, eh. Perfetto. Allora. Ragazzi, guardate quanti animali stanno spawnando. Il problema è che adesso non so se spawneranno quelli là di diamante. E questo è un problema. Perché se quelli là non spawnano, ragazzi, ce l'abbiamo nel buchetto. Vediamo un po'. Allora, proviamo ad andare a vedere un attimo sopra, qua, e vediamo un attimino se spawnano nel diamante stanno spawnando questi, ma non spawnano. C'è una cassa però che noi andiamo a prendere. Purtroppo non spawnano quelle cose, che quelli che ci servono a noi, e non so perché non spawnano. Dovrebbero spawnare, ma non spawnano. Qui non ho capito perché non spawnano, ma ogni tanto sì, ogni tanto no. Qua non spawna niente, quindi non so. Di là ho visto che spawna qualcosa, quindi
qua ogni tanto qualcosa suona. Io credo che siano qua che suonano i pistolini. Fatemi vedere. No, qua non ancora niente perché non ho ancora finito. Perfetto. Ok. Allora, possiamo andare giù, vedere un attimino se è spuntato fuori altro. Probabilmente sì, perfetto, il miro del ghiaccio, e quello si sa già, il miro del ghiaccio all'infinito, perfetto. Sta venendo fuori il sole, ok, proviamo ad andare a vedere un attimo qui. Cosa spona? Non spona un cacchio. Qui cosa spona? Niente. Allora. Ragazzi, sta spawnando qualcosa. Qui non si vede nulla e qua non si vede nulla. Lì non si vede nulla. Quindi andiamo a vedere un attimo. Di qua qualcosa spawnerà, ma durante il giorno. Qui qualcosa sicuramente spawnerà. Adesso sta venendo giorno, quindi ragazzi, spawnerà qualcosa, ma non so cosa. Lì c'è il ghiaccio, ma vengono fuori di solito i miro del ghiaccio. Quindi lì qualcosa c'è, qua qualcosa spawnerà sicuramente perché vengono fuori più che altro secondo me col giorno tante cose verranno fuori. Quindi abbiamo adesso. Vediamo un attimino qua. Ok. Qui c'è qualcosa che spona. No. Adesso non spona niente. Dobbiamo vedere ragazzi col giorno. Perché come potete vedere non si vede nulla adesso. Però di qua sta iniziando a diventare molto chiaro. Allora, qua non c'è ancora niente. Eccolo qua. E uno è già spawnato di questi, come potete vedere. L'abbiamo proprio visto spawnare. Qua è chiuso. 15. Lui è fermo lì. Come avete visto ragazzi funziona il mob spawner. Allora adesso qua non si vede nulla, però qua vedrete che pian piano uscirà qualcosa perché adesso sta diventando giorno, quindi qualcosa uscirà. Devo ancora finire il tutto, eccolo qua che è andato a finire dentro nella nostra trappola. Eccolo qua. Quindi ce n'è più di uno. Ok. Come possiamo vedere, funziona. Possiamo vedere ragazzi funziona benissimo. Adesso andiamo pure verso casa e possiamo ragazzi interrompere qua il nostro video. Ho voluto provare a vedere se funzionava il tutto, quindi io dico che funziona benissimo. Abbiamo fatto qualcosina, ci saranno dei pezzi che taglierò perché sennò verrà troppo lungo.
Ragazzi, io vi saluto qua. Come sempre, un bacione e un grosso abbraccio da Vivo Libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay. We'll be right back.